tre volte in vantaggio e tre volte ripresa, l'Italia non riesce a riscattare la sconfitta di un anno fa nella finale dell'Europeo di categoria, ma esce dall'ara con la consapevolezza di poter puntare in alto. Per l'ultimo test, prima della fase elite, in attacco Baronio si affida al duo Pinamonti-Cutrone e l'attaccante rossonero al nono firma subito l'1-0. Il vantaggio azzurro però dura solo 55 secondi, conclusione ribattuta di Cognà e Molidà mette alle spalle di Del Favero. Nella ripresa l'Italia torna avanti, questa volta a Cutrone bastano 5 minuti per firmare il bis, destro preciso e palla nell'angolino lontano. La Francia si scopre e gli azzurri avrebbero anche l'occasione per il 3-1, splendida azione Pinamonti a Japong, ma il sinistro dell'attaccante del Sassuolo centra in pieno il palo. Baronio e Giuntini fanno ruotare tutti gli uomini a disposizione e proprio il neoentrato Edouard offre a Genier la palla del 2-2. Splendida l'esecuzione del numero 11 transalpino. Al 35esimo però un'altra grande giocata di Tumminiello, capocannoniere del campionato primavera con la Roma, vale il 3-2 Italia. Sembra finita, ma proprio al 90esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo Mestrelet firma il definitivo 3-3. Ora gli azzurri dovranno affrontare Belgio, Svezia e Bulgaria nella fase elite che vale la qualificazione all'Europeo in Georgia.